Salve a tutti signore e signori, benvenuti su Rainbow Six con me Alex Uex. Oggi vi sto portando Rainbow Six perché voglio, diciamo, far risorgere il mio canale, che ultimamente lo sto trascurando un pochino. Sto condividendo soltanto Dead Island, appunto perché questo è un periodo veramente di merda per me. Non riesco a fare niente perché o devo studiare, o devo provare con la band, o devo suonare con la band, ed è un bel casino. E visto che il tempo libero che ho lo passo o a suonare o a giocare a Rainbow Six, ho deciso di portarvi un Rainbow Six così all'improvviso. Giocherò una partita classificata perché mi sta sul cazzo che sono tornato bronzo 4. Una volta ero argento 2, poi grazie a una serie di sconfitte, una più stupida dell'altra, sono tornato prima a rame 2 e adesso sono a bronzo 4. Quindi vorrei insieme a voi almeno salire un pochino di lega e vedere magari quali sono i bonus che ci offre la classificata. Senza troppo indugiare, come disse penso Platone o Socrate o il gatto sul tubo, tag, e io direi andare multigiocatore partita classificata e aspettare, perché tanto ci metterà 2 ore e un quarto prima di cominciare. E invece niente, siamo pronti, dai così. Ah, salvataggio, va bene, non è la modalità che mi piace di più. Allora, attacchiamo. Io come main uso Gladz e Termite. Userò Gladz nella prima partita e poi cambierò mano a mano operatori, anche per vedere un pochino, per rendere un pochino più interessanti le cose, perché sennò ho sempre la stessa tattica e magari qualcuno si rompe il cazzo. Tra l'altro Gladz è una grande scoperta, perché prima che io smettessi di giocare completamente, perché c'è stato tipo 1 o 2 settimane che ho smesso completamente di giocare ai videogiochi e ho ricominciato dopo, un po' perché mi si era rotta la play, un po' perché dovevo studiare perché avevo degli esami. Quando ho ripreso in mano il gioco, Gladz me l'hanno potenziato ed è diventato più overpowered di come era prima. Adesso vi faccio vedere anche perché. Sono là dentro. Grazie Castello che rendi tutto molto più semplice. Ciao amici miei! Dov'è l'ostaggio? Eccolo! Ciao amici miei! Allora, Gladz, sull'ottica mobile, adesso ci ha montato questo cerchio azzurro, che è una figata pazzesca, e non so quanto sono in ritardo, me l'ho scoperto relativamente da poco, perché è un rilevatore di calore. In pratica mi spotta i nemici, cioè non è che mi spotta, mi colora i nemici diversi, cioè me li colora completamente di giallo quando li inquadro. Vai, innanzitutto, 4 e 5, Castello se ne va a fanculo. Eccolo là, morto. La testolina! Come godo. Quando succedono queste cose godo come un riccio. La testolina! Mamma mia. Sono on fire per questa volta. C'è un altro qua dietro. Da quel Twitch. La testolina! 3 shot, 3 kills. Tua mamma, quella zoccola. Adesso prendo anche... Aiaiaiaiaia! Niente. Caveira, porca puttana. Dentro la vasca da bagno stava. Dai! Si era nascosto dentro la vasca da bagno, figlio di puttana. Guarda che adesso ci ammazza tutti, eh. Ah, buon vinto, benissimo. Meno male. In difesa io prendo di solito Jäger o Castello. Questa volta prendo Jäger. Minchia, 4 kill al primo round. Non è mai successo. Porca puttana, sono on fire questa volta. E in pratica, per chi non conoscesse Rainbow Six, è tutto così. È attacco, difesa, a spararsi. E ogni operatore ha un'abilità speciale. Come avete visto prima, Gladz c'ha l'ottica mobile. Jäger c'ha questi macchinine, questi robottini. Porca puttana, sei matto? Ha sparato sia a me che all'ostaggio. Siamo matti. Jäger c'ha questi robottini che fermano le granate. E... E poi ce ne sono tanti altri che poi vi farò vedere piano piano che gioco. Man mano che gioco. Sento esplodere robe. Madonna, sento sparare da qua, ragazzi. E infatti ho visto la testina. Cazzo, l'ho anche crivellata ma non l'ho uccisa. Merda.
Squadra d'attacco all'ostaggio. A posto. Missione fallita. Difensori uccisi. Dai buchi che ha fatto lui. Che stronzo. Vabbè, attacco. Vado a prendere il mio secondo main, che è termite. Tra l'altro, quanto è bella la mia mimetica e il cuoricino che ho sull'arma. Vai, montagna, vengo con lei, vengo con lei. Montagna, mi può coprire, per gentile... Oh, caveira di merda! Mamma mia, mi sono cagato in mano! Bene così, ragazzi, bene così. Montagna, stia là! Montagna, stia fermo! Montagna, stia fermo! Le ho chiesto di stare... Aia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 
Tutto buggato. Ah, cazzo. E niente. Va bene, difendiamo. E a questo punto io andrei ad usare Capcaun. Va bene. Anche se non è mai andato come volevo io con le trappole, però speriamo bene. Però quanto cazzo è bella la mia mimetica per le armi. Scusate, ma la devo dire ogni volta. Rosa con i cuoricini. Ma dove cazzo vogliamo andare? Allora guarda, metto una trappolina qua. Una trappolina qua. Un'altra trappolina. Io la metterei anche tipo qua. O qua. Non posso metterla qua. Va bene, la metto qua. A posto. Vai, siamo tutti pronti, tutti belli, tutti carichi. Io mi metterei dove si è messa Cavera l'ultima volta. Ah, sono già qui. È già finita, abbiamo già perso. Mamma mia, che caga. Mi sto cagando. L'ho preso uno con la trappola. Mi piacerebbe capire quale trappola, però. State fermi, non fate niente, che c'ho la trappola. Siamo già tutti morti? Porca. Chi mi ha ucciso? Ibarra, ma da dove? Cosa è successo? Ma guarda dov'era! Da... No, vabbè, bravissima. Bravissima. Non l'avrei vista mai. Però dai, siamo 3 contro 2. 3 contro... 2 contro 2. Siamo positivi, dai. Sta là fuori! Dai che l'hai visto, Frost! 2 contro 1. Neutralizzati. Manica dei deficienti. Come sempre. Come sempre. Ah, c'è anche gente della nostra squadra che quitta. Ma basta. Vabbè, basta, gioca, va. Meglio che continua sa Glaz. Se no va a finire che torna ad essere un altro rame di merda. Ash, ma sei sicura che vogliamo scendere da qua? Nuovo caricatore. Grande Ash. Ha ucciso Vin Diesel. Guarda quanto cazzo duro c'ha questa donna. Preso. Figlio di puttana. Cacchio. Mi hanno anche individuato. Oh, oh, Caveira. Dai, per Dio. Vai, Ash. Grandissima. Va bene così. Va bene così. Sono successe un sacco di cose tutte insieme. Va bene così. Ok, difesa. Sempre 3 a 2. Jäger. Assolutamente. Mamma mia, se vinciamo con un uomo in meno. Adesso che l'ho detto, proprio non vinceremo mai nella vita. Però la speranza è l'ultima a morire, dai. Già sparano. Bene così. Yokai? Cosa è successo? Mai ban ancora! Dai, ancora da là! Copia e incolla! Ma che coglioni! Dai, che palle! Me lo dovevo aspettare, però. Un operatore alleato rimasto. Bene, abbiamo perso. È rimasta solo Valkyria e non la vedo molto in forma. Ma almeno sta nella stessa stanza. Ostaggio catturato dalla squadra d'attacco. Ma porca puttana! E niente, abbiamo perso. Non li riprenderanno mai più. Dai, Valkyria! Devi prendere l'ostaggio, non devi uccidere loro. Tanto è morta. Non ci credo. Vai, Valkyria, vai a riprendere l'ostaggio.
Niente. Estrazione ostaggio riuscita. Missione fallita. E niente, abbiamo perso. Quindi, signore e signori, questa era una partita al volo di Rainbow Six classificata che volevo fare insieme a voi, anche per farvi vedere il livello delle partite classificate, perché magari la gente non le fa spesso le classificate, anche se ieri sera ho beccato un livello 1, lasciamo proprio stare. Signore e signori, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete su Facebook, fate tutto quello che vi pare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. È importante, ragazzi, per favore. Comunque, se volete vedere un'altra partita di Rainbow Six, magari fatemelo sapere nei commenti. La prossima magari potrebbe essere con qualcun altro, con Mattia o comunque con qualcuno che trovo online. Magari potrei mettere le cuffie e fare una cosa particolare online insieme a qualcun altro. Comunque, signore e signori, io sono Alex Uex, ci vediamo alla prossima. Che palle!